Il co-find della Minelab è un buon metal, però questo qui della White, il Go, il Master Pro, diciamo che è a un livello un po' più superiore. Tanto per dire, adesso con una buchetta così mi suonava, eccolo qua, vedete, per questo pezzettino qua. Eccolo lì, sto tocchettino di ottone o rame, è una buchetta di 12, 10, 12 centimetri. Ecco, siamo in un campo purtroppo incolto dove si fa fatica a lavorare. Comunque vi terrò informati, andiamo avanti. Scusa. Ecco qua, tutto sto casino, almeno fosse una moneta, vediamo. Pensate, eh? Il nostro Tresor Master Pro è una gran macchinetta perché l'ha cavato fuori da quella buca lì. Non so cosa sia, ma penso sia un Vittorino o una roba del genere, ma è piccolo. Ma mi sa che è un po' troppo rovinata. Comunque vedremo a casa e poi semmai pubblico le foto. Ok. Qui in questo punto qui ha dato due o tre segnali vari. Adesso per curiosità provo a scavare, vediamo che succede. Naturalmente, come ripeto, non ho una GoPro, io tremolicchio un po' più il lavoro, quindi la qualità del video non è il massimo, ma io vado un po' alla sostanza dei risultati, vediamo. Ostia, pesante. Là. Ok. Proviamo adesso col pinpoint a vedere se mi dà qualche segnale. I segnali erano piuttosto bassi, ma però ecco, mi dicevano che qua c'era qualcosa. Vediamo se anche qua. Non metta troppo vicino. Niente, no, allora è qua esattamente qui, questa fascia qua, proviamo a vedere. Aspetta, mettiamolo qua in terra così. Allora dovrebbe essere qua, vediamo, visto che lì non suona più, non è sicuro però. Aspetta. Niente, strano, suonava, deve essere qua per forza. Ah, ecco, vedi. Aspetta, non vorrei che il badile suonasse per quello. Incredibile. No, no, eccolo qua. C'è. Vediamo cosa c'è. C'è. Però facciamo, per non diventare matti, facciamo una prova. Aspetta, tiriamo via questo. Ma qua non mi dice niente. Com'era? È già scappato via. Aspetta, sto facendo un casino dalla malora. Se suonava qua e non suona più, allora l'avrò buttato qua.
strano però. No. Mannaggia cane. Niente, strano. Porco puttana. Ah, ecco, guarda qua. Dove è andato qua? Vedi, bisogna sempre guardare con circospezione. Se no uno sta qui un'ora, non fa il tuo. Però dove cacchio stai? Come vedi, cacchio stai? Dovrebbe essere qua, ma che cacchio di roba è? È talmente fina, cos'è? Guarda, guarda, ho già visto. Porco Giuda. È una sottiletta craft. Cose buone del mondo. Che cacchio è questa roba? Un pezzo, una lamina, ma... Una lamina di rame, cos'è? Sì, un pezzetto, ma no. Sembra qualcosa di un'apparecchiatura elettrica. Guardate qui che cosa rivela il nostro Master Pro della White. Vabbè. Abbiamo scavato le fosse qua, i fossi di Livorno per sto fare qua. In mezzo a tutto, tutta sta roba qua, sembra di essere una savana africana, manca poco che spunta fuori un leone lì, vabbè, a dopo allora, dai. Ah, ecco, ecco qua, c'è qualcosa qua, oh sacramento, sono... Subito sembrava una devozionale, invece poi l'ho riconosciuto. L'ho riconosciuto cos'è. Sono quei aggeggini d'alluminio lì, che vengono messi, non so, nei pacchi dei semi dell'agricoltore negli anni 70, 80, non lo so. E a volte quando apri, ah, che bella devozionale. Però ragazzi, vedete, è uno straordinario metal. Certo che se scaviamo tutto, ci vuole qua, ci vogliono un mese. Però lui scova fuori, vedete, affarini così, con discrete profondità. Ecco, non so se mi spiego, eh. Questo è un affaretto che peserà sino 0,01 grammi in mezzo a sto casino qua. A dopo. Qui ragazzi ho trovato questo affare qua. A prima vista sembra un anello, subito, però dopo ho visto che è puntellinato, adesso qui la ripresa è un po'... Sembra più che altro un ditale tagliato, rotto, non lo so. E certo non è un tubo tagliato, tipo un tubo di rame, perché è molto vecchio e ci sono tutti quei, adesso è difficile vedere, ci sono tutti quei puntini tipici di ditali di una volta. Vabbè, vedremo a casa. Comunque una bella buchetta anche qua. Segnale debole subito col master, però dopo scavando col pinpointer ho localizzato bene la vittima qua. E qua abbiamo sta affare qua, strano, sembra una E, ma non so cosa sia. Aspetta che copro con le mani, potete vedere cos'è. Proviamo a metterlo un po' così, ecco, la luce, boh, strano, comunque qualcosa era, vabbè. Eh,
ci siamo spostati rispetto a quella specie di arbusti aggressivi e siamo venuti qui, ma so che qui ogni tanto trovo qualcosa, ecco qua, adesso non so esattamente cosa sia, è una moneta, c'è, l'ho cavata qua, come vedete, ecco. Ok, adesso fra poco torniamo a casa, siamo stanchi, è dura lavorare in quelle selve lì. Non ho la fortuna dei nostri amici metaldellari che in Abruzzo, lì in quei posti, hanno dei campi immensi, trovano, oppure in Piemonte, che hanno belle colline, montagne, trovano tanta bella roba. Qui a Verona purtroppo bisogna stare lontani dalle zone giustamente archeologiche, allora siamo qui in questi campi dove si trova qualche cosina, ma insomma. Vabbè, ragazzi, vi saluto, buona giornata a tutti. Questo è il risultato finale della giornata. Ecco qua. Ci sono monete, cinturino, un pezzo di cinturino, una medaglietta, non so di cosa. Ecco fatto, tutto qua. Buona giornata a tutti.